Allora, cari ragazzi, oggi S dell'SMT è qui in trasferta a casa di un mito, a casa di una leggenda, a casa di una persona di cui si conosce solo il passamontagna. Certi dicono che trascini camion con la barba. Il problema è che non ha la barba. Certi dicono che sotto il passamontagna non si sa cosa ci sia. Però oggi siamo qui finalmente, e dico finalmente, per scoprire la vera faccia di Zal, cari ragazzi. Ecco qui Zal. Prego, ci faccia vedere cosa si cela sotto il famigerato passamontagna. La tengo... Mica se peso su questo qua, oh. Mamma mia. Mamma. Oddio. È pronto, cari ragazzi. Un'altra passamontagna. E la mia faccia. E la sua vera faccia è un passamontagna, cari ragazzi. Scusate. Boh. Ok, cari ragazzi, ora il nostro ospite super d'onore. Saluti. Ciao a tutti, sono Zal, sono qui per fare un video con l'SMT, precisamente con S perché MT, non so dove si chiama. A lavoro forse. E a lavoro. Siamo noi che cazzeggiamo. Noi cazzeggiamo, siamo... Vabbè, quindi lasciamo perdere. E niente, siamo qui oggi perché volevamo recensire la PKM della AEK, giusto una recensione veloce, estetica e a livello di quasi unboxing, cioè fucile fuori dalla scatola. E nient'altro, volevo comunque ringraziare il ragazzo che ci ha fornito la PKM. E anche il nome, Maio Agigliotti. Basta. Un saluto barra pubblicità occulta al mio club, i Langbaten, che mi hanno permesso di arrivare fino qua. Ok, diciamocelo. Perfetto, allora possiamo ora all'unboxing. All'unboxing. Ok, mua. Allora, cari ragazzi, per la prima volta nella storia dell'SMT Airsoft faremo un piccolo unboxing. Il nostro caro Zal ci faccia vedere. Ma prego. Non devo prendere il cellulare, ok. Allora, partiamo dicendo che non è proprio un vero unboxing perché l'ho già aperta e guardata. Più dettagli. È giusto presentare il fucile fuori dalla scatola. Ok. Il fucile è stato acquistato in Polonia su Taiwan Gun e ha una modica cifra di circa 460 euro. Costa. Porca troia! Che sei grosso. Così è come si presenta nella scatola, dice. Sì, 9 e 6, non l'ho controllata. Una battaglia da 9 in diagonale la 6 volte. Tieni un po' il fucile. Ok, penso che l'unboxing sia stato effettuato. Come al solito, molto celeri e professionali, come al solito di SMT, no? Del resto. Ok, ora possiamo tornare nella nostra solita posizione. Allora, dopo questo bellissimo, soprattutto molto veloce unboxing, siamo finalmente qua per fare una specie di intervista a Zal. Infatti io sono qua in veste di presentatore e intervistatore. Che si dice così? Non ho idea. Non fa chi se ne frega. Lì comunque, cari ragazzi, ecco a voi la PKM, un'arma colossale. Ovviamente è americana perché si vede le fatture, si vedono le fatture americane. Anche lui oggi in setup perfettamente americano perché è molto carino questo setup, molto americano. Comunque stavo dicendo, parli della PKM, prego. Ma guardi, guarda, non c'è molto da dire. È un fucile grosso. Porca troia, sei grosso. È grosso, è pesante. Ma è molto molto figo. È cazzuto forte. Peso si aggira, non lo so con certezza, ma ad occhio sui 10 kg. Ah, con caricatore vuoto, Con caricatore vuoto. Caricatore tiene circa? Penso 5.000 colpi. Un M60. Un sacchetto di pallini. È un l'M60 russo questo. Sì, una roba del genere. Solo che vanno, vabbè, differenze nel calibro, altre, vabbè. Lasciamo perdere. Ma se vuoi dire un po' di storia velocemente, proprio 30 secondi, può anche farlo, eh. La PKM vera è in calibro 7.62x54, che è lo stesso, per chi non lo conosce, è lo stesso calibro dell'SVD Dragunov. A livello di utilità in un gioco, se devo essere sincero, è molto scomoda. Non compratela! Se volete compratela, perché tanto
diciamo, ce lo compriamo anche le cose perché sono fighe, non solo perché sono funzionali. Mi sembra un'ottima cosa, giusta. Cioè, però la bracciala è un dito in culo. Oltretutto non potrei neanche mettere nella PKM via la mano in questa posizione, in quanto me lo stonerei, e infatti quando gli operatori sparano in posizione in piedi si vedono o tenere sotto il caricatore o tenere davanti il bipede, e tengono di solito premuto il grilletto, così in culo gliela tira su. Porca. Cioè, serve il rinculo dell'arma, nell'arma vera, per riuscire a tenere su l'arma. Beh, sono 10 kg di arma, va? No, sì, ho già sentito, vai, adesso lo prendi. Quello del cellulare. Bastardo, figa se ti odio. Usalo come microfono. L'amato. Cioè, ragazzi miei, è un qualcosa di indecente quest'arma. Poi c'è anche sul bipede qua, che si muove anche, quindi risulta anche molto più difficile tenerla. Sì, però c'è da dire che nella realtà non è tanto un'arma da portarsi in giro, quanto un'arma da piazzare a terra e sparare da terra. Quindi, cari ragazzi, per quale motivo un'arma da camper reale, possiamo dire, deve essere fatta nel soft air? Cioè, allora, oggettivamente è veramente figa, perché abbiamo esterni completamente full metal, sì, ma di un metal molto metal, quindi molto figo. E questo non dovrebbe essere legno vero, no? È ABS questo. È legno vero. Guardalo. È legno multistato vero. Questo è ABS questo. Eh beh, sì, la grip sì, è ABS. Vaffanculo, va. In effetti c'è anche la differenza di colore. Cazzo, figo il legno vero, non pensavo, questo ABS. No, è legno vero. Ok, la tua figo di merda, non è un problema. No, vabbè, tanto le fai in continuazione. Grazie, non è. Ah, questo qua che... Tipo anche l'M60 che c'ha questa poggia spalla. Molto figo per riuscire a sostenere il peso dell'arma, giusto? Mamma mia, usa il peso questa cosa qua, chiudi. Ed è un metallo molto sottile, ma sembra molto solido. Quindi è ottimo. È acciaio. Poi abbiamo finalmente in dotazione, non uno spegnifiamma rosso, brutto, cessone, cinese, che cavolo. In quanto è stata presa appunto in Polonia, arriva con spegnifiamma nero. Che bella cosa. E questa è sempre una bella cosa. È sempre una bellissima. Qua abbiamo, se non sbaglio, quello che dovrebbero uscire i... Sì, esatto. Volendo si può inserire un finto cioè un finto nastro porta proiettili, che va a inserirsi appunto nel fucile, per avere un fattore di figaggine in più. Cioè, detto papale solo estetica. Qua dentro cosa c'è? Ah, c'è niente? No, c'è niente. Qua per girare lo pappo, dov'è quello pappo dentro? Ah, deve apparire. Oh. Si apre. Abbiamo lo pappo in posizione avanzata. Ah, c'è anche la molla, quindi c'è anche il ritorno. Sì. Bello, mi piace. Abbiamo lo pappo qua in posizione. La vanno batteria e tutto il resto. Beh, avevo scoperto che barreggia inattivamente una 9.6. E quindi siamo a posto. Sì. 174 ovviamente lipo. Non so come sia la meccanica dentro, perché però la 11.1 come al solito, ragazzi, non la consigliamo mai, perché è una batteria assassina. Se non prepari bene, se non prepari bene il fucile, la batteria. C'è però da dire che questo fucile ha lo sgancio molla rapido. Quindi se si hanno problemi di potenza tornei eccetera, per il quale si sfora di qualcosina, si può cambiare al momento. Si taglia la molla al momento. Sì, e questo significa anche che i cheater di merda che cambiano bending, la molla, se posso dirla come tutta, si chiama? Dicevi? Se posso dirla tutta, cioè, non è neanche così semplice, perché va tolto. Vabbè, però si potrebbe fare, sì, velocemente in fucile normale. Sì, vabbè, da imbecilli cambiare secondo me durante il game la potenza. E da imbecilli, ragazzi miei, e da imbecilli. Quindi per cui, in qualsiasi caso, dopo la prova crono di un torneo, non si cambia la molla. Poi richiudiamo questo bel da qua. Si chiude. Mamma mia, quanti cazzi di problemi si fa. Poi anche questo è ABS? Sì. Beh, che merda, figa, due cose in ABS ti girano da 500 euro. Non ti vergogni? Anche nel vero sono materiali plastici. È vero? Sì. Nel vero sono bacche di te con materiale plastico. Vabbè. Ok, poi abbiamo. Stiamo parlando di parigi della PKM che puoi avere nel soft air. Ok, quali sono? Il fatto che sia una... Vabbè, oltre alla lunghissima canna che può fornire un'ottima precisione con la dovuta preparazione, abbiamo un caricatore che può contenere circa 5.000 colpi.
e se fai parata dov'era sono 5.000 colpi di fuoco continuo. Porca troia. Come cioè, qualsiasi, alla fine come qualsiasi altra minimi o cosa del ma genere. Ma la batteria si mette come nelle M60 qua dentro o si mette dentro il vano caricatore? Si ma se dentro. Devo essere sincero non lo so. Ma forse avevo visto il cavetto, sì, è qua dentro. Qua dentro, sì. Però oddio, non è che sembra esserci chissà che spazione per una batteria enorme, perché se devi fare 5.000 colpi comunque devi vabbè, avere... qua spazio ce n'è comunque. Non è tanto, cioè se vuoi metterci una 3003 sinceramente non l'ho proprio neanche provata né con batteria né con niente, quindi non ti so dire. Ok, ora abbiamo selettore di fuoco, abbiamo la sicura, abbiamo la sicura e il selettore di fuoco che non permette di singolo ma solo l'Africa. Beh, come giusto del resto, come giusto che sia del resto, eh. Quindi per cui con quest'arma qua potete fare solo i tamari zarri, cioè è solo una cosa incredibile. È molto figa, dal piano estetico, funzionale quanto un fucile di 10 kg quindi poco in ambito da soft air. Poco funzionale. Ma vabbè, va a gusti, a me piace personalmente e... serve un cazzo. In teoria per incamerare il colpo. Sì, ma qua non serve un cazzo. No, ovviamente. Quindi se cercate di girare, di regolare lo pop, da qua è inutile, ricordatevi che... da qua sopra e di solito qua nella sotto cosa serve? Perché mi guardi male con quegli occhi che non c'hai gli occhi? Non sto dicendo nulla. Tu non hai occhi lo sai vero? Okay. Oh porca miseria. Quindi cari ragazzi, ora facciamo vedere come questa arma spara. Ovviamente non possiamo sparare contro un obiettivo perché purtroppo non abbiamo la possibilità. Faremo vedere soltanto come è il ROF di quest'arma. Sì. Se posso dire una cosa, certo. In mia difesa mi è stato detto che sono basso perché mi hanno visto vicino a Caimine, vicino a S dell'SMT, ma se devo dire la tutta io sono alto 1,80, sono loro che sono alti 1,90, andate a fanculo. Perché ma neanche più alto di me, quindi vediamo un esatto. Po'. Esatto. Quindi cari ragazzi, la batteria va nel caricatore. L'abbiamo appena scoperto perché qua dentro non ce va nugavolo e la batteria è grossa così, Cioè, quindi è un assilo da K. Quindi. Oh. Il rumore è veramente eccellente. Ok cari ragazzi, abbiamo appena visto questa arma stramba. Molto bella esteticamente, ma un dito in culo a livello di funzionalità. Stramba quindi. Stramba. Spara. Abbiamo visto il Rof, abbiamo visto come questo bellissimo uomo, essere umano, essere, si atteggia mentre spara con quest'arma. E come deve essere impugnata l'arma mentre si spara. E ora finalmente possiamo fare i saluti. Ma prima che mi dimentichi, se no c'è qualcuno che dopo mi fa questo. Prego. Ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube dell'SMT, sulla pagina Facebook, commentate ciò che volete dire, qualsiasi cosa, sia commenti negativi o positivi, cosa non vi è piaciuto del video, per favore ditecelo, così cercheremo sempre di migliorarci e boh. Minchia, fate un salto anche sulle pagine dei Lang Paten e se siete appassionati di militaria russa e siete intorno a Pavia o a Milano, iscrivetevi. Se volete contattare Zalle è impossibile contattarlo, lui comunica solo con piccioli viaggiatori. No vabbè, scherzi a parte, mi trovate su Facebook come Valerio Zalle, ci sono solo io, quindi, questa faccia, quindi non... questa faccia proprio, questa sì, faccia sì, questa faccia. Quindi non vi aspettate una persona che va in discoteca, non potete sbagliare, c'è solo lui. Quindi a prescindere c'è solo lui. Per ogni informazione riguardo qualsiasi tipo di arma russa, non contattate lui perché è già oberato di lavoro. Se vogliono posso contattarmi, ragazzi, sappiate che ho migliaia di messaggi al giorno, me li perdo, piuttosto insistete. Sì, esatto, o insistete o piuttosto rispondete, chiedetelo a me in particolare, che anch'io sono appassionatino di queste cose qua. Sì. E eventualmente non sapesse rispondere alla domanda, contatto lui tramite Piccione Viaggiatore, sì. E vi faccio sapere la risposta entro uno o due giorni, giusto? Piccione Viaggiatore, esattamente, chiamato... esattamente. WhatsApp. Vabbè, piccoli dettagli. Piccione quindi, WhatsApp. Finalmente, da S dell'SMT Airsoft è tutto, anche dal nostro carissimo... Dillo tu. Dillo tu. Zal.
Dovevo dirtelo io. E anche il nostro carissimo e fighissimo Zal. È tutto. Quindi faccio un saluto io, Russo, come l'altra volta. Da Svidania. Mamma mia, è cambiato anche il tono della voce. Colpa dell'accento. Ah, ok, perfetto. Quindi, cari ragazzi, alla prossima recensione. Biru, stay hungry, stay... Biru. Non lo so. Ripetilo, stay hungry, stay... Easy. Biru, devi dirlo, devi dire Biru. Stay hungry, stay... Bio. Bellissimo, l'era tua. Io lo ammazzo. Ok, ora avete visto come quest'arma spara. Non mi guardare malissimo così. Taglia, vabbè, rifacciamo. Sì, rifacciamo. Vabbè, non ti aspettavi fosse così però. No. Ok, ora abbiamo visto questa, come questa bellissima arma. Bellissima. Scusa, arma. Taglia. Okay. Secondo me vanno a finire in fondo ai video. Possibile. Lo sai. Ok, ricominciamo. Terzo chat, andiamo. Benissimo, ora avete visto come questa bellissima, esteticamente bellissima, funzionalmente, questa un dito in culo, stramba arma spara, perché stramba è stramba, quindi possiamo fare, ah no, aspetta, lo faccia lei, scrivi su Facebook, lo dica, e guardi dentro, dica, dovete iscrivervi al SMT Software, ok, e alla pagina, SMT Software, non lo so. Facebook, bravo. Tagliamo, rifacciamo. No, se si lascia. No, si continua fai, così. Fai da Benissimo, abbiamo visto come questa spara. Allora, ricominciamo. Ok. Aspetta, cosa che devo dire? Non ne so io. Devi iscrivervi al canale YouTube, iscrivetevi al canale, alla pagina di Facebook, commentate se il video vi è piaciuto, commentate se non vi è piaciuto dicendo che no, cosa, perché non vi è piaciuto, sì? Mettete il pollice in su o il pollice in giù, se mettiamo il pollice in giù io dico vi mando a casa Zal, perfetto. No, sì, e facciamo.